dello Spirito Santo in una decisione presa. Chiaro questo? Queste ci servono come regole, così sommarie, nel discernimento che noi dobbiamo fare. Per quanto riguarda il discernimento personale, è bene che ognuno di noi ogni tanto si fermi e si interroghi nella luce dello Spirito e in profonda preghiera: c'è con me il Signore, sì o no? Così anche la comunità di tanto in tanto deve fermarsi e dire: c'è il Signore in mezzo a noi, sì o no? I profeti, esclusivamente profetico, si radunano: c'è vera profezia o non c'è vera profezia, sì o no? Le profezie che noi diciamo portano pace, portano progresso nella virtù, portano entusiasmo nello spirito, fanno crescere la comunità o non la fanno crescere? I profeti dovrebbero interrogarsi, perché se dopo tante parole, dopo tante profezie, non c'è il risultato della gioia nello spirito, del progresso nella virtù, del progresso della vita di preghiera, allora bisogna rivedere la parola di Dio che passa attraverso la nostra bocca. Da che cosa dipende? O perché noi siamo non abbiamo saputo trasmettere bene la parola di Dio, oppure perché la comunità è sorda alla parola. Ora, tutte queste cose bisogna averle chiare in mente, e tutto questo appartengono al buon consiglio che noi dobbiamo domandare allo Spirito Santo per regolare la nostra vita personale, perché se è la vita del Figlio di Dio, e per regolare eventualmente la vita della comunità in cui noi viviamo. Chiediamo al Signore, che non voglio prolungarmi, adesso c'è la Santa Messa e c'è la seconda ondata di insegnamenti. Vogliamo chiedere allo Spirito Santo di illuminarci e farci uomini buon consiglieri. Oggi abbiamo bisogno di saggi consiglieri. Dovremmo invocare Sant'Antonino di Firenze, Fra Antonino di Firenze, arcivescovo, così si fermava, Frate Antonino, arcivescovo, era arcivescovo di Firenze e si chiamava, si fermava non Sua Eccellenza, non Sua Eminenza, ma Frate, Frate Antonino, arcivescovo. Veniva chiamata Antoninus Consiliorum, l'Antonino dei consigli, perché tutti ricorrevano a lui per avere consigli. È un dono di Dio. Eccellente è il dono del consiglio del santo curato d'arte. Non era un uomo molto intelligente, non era un uomo molto dotto, però sapeva dare dei consigli azzeccati. Era illuminato dallo Spirito Santo. Noi dobbiamo essere illuminati dallo Spirito, perché il dono del consiglio concerne la nostra vita pratica. Dobbiamo dirigere la nostra vita, ordinare la nostra vita, perché noi possiamo vivere bene da figli di Dio. E se il Signore ci chiama ad essere padre di famiglia, madre di famiglia, se il Signore ci chiama ad essere così a capo in una comunità, dobbiamo discernere il bene dal male, il vero dal falso, per poter dire la nostra parola nel nome del Signore. L'uomo del buon consiglio è un uomo illuminato, che vive sotto la luce di Dio e che ha la facoltà saporata, cioè le facoltà adusate, ha il sapore delle cose di Dio,
al gusto delle cose di Dio e da questo istinto connaturato in lui per l'inabitazione dello Spirito a vedere la verità in mezzo alle cerusaglie, accogliere il nucleo della verità in mezzo a tanta menzogna, accogliere il bene anche in mezzo al male, a scegliere la parte migliore in quel momento che può essere non conforme ai canoni stabiliti, in quel momento è meglio fare così, contro tutte le altre regole, perché questa è la volontà di Dio, perché questo è il meglio per quella persona, nella luce dello Spirito, e si indovina sempre, però bisogna avere questo dono del Signore. Chiediamo tutti al Signore il dono del buon consiglio e invochiamo la Madonna nostra Madre, la Madre del buon consiglio, per poter consigliare noi e poter consigliare gli altri a camminare nella via del bene. Amen. Che caldo, io mi preparo per la Santa Messa e parleremo del santo timore di Dio, l'altro dono proprio nell'omelia che sarà più breve, come del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Facciamo l'esame di coscienza. Chiediamo al Signore di fare luce dentro di noi, perché nella luce di Dio possiamo scandagliare dentro di noi ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è buono, ciò che è cattivo, ciò che è dubbio, per poter così sciogliere nella luce di Dio tutto ciò che ci angustia, che ci opprime, e scegliere quello che è gradito a Dio. Signore, Paolo piegava le ginocchia perché i suoi ascoltatori crescessero in ogni genere di conoscenza e di discernimento per comprendere e fare la volontà di Dio. Tu, Gesù, facessi sempre la volontà del Padre, quello che piace a Lui io faccio sempre. O Gesù, in questo momento, manda la luce del tuo Spirito, perché noi possiamo discernere quello che più conviene a noi, quello che più è gradito a Dio. Ti chiediamo ancora luce per poter discernere la tua volontà, perché nella tua volontà è la nostra pace, non quello che voglio io, Signore, ma quello che vuoi tu. Rendici docile, Signore, all'azione del tuo Spirito, perché possiamo seguire l'istinto dello Spirito che cerca la verità e cerca il bene dentro di noi. Signore, ti chiediamo perdono di tutto ciò che è falso nella nostra vita, di ciò che è cattivo nei nostri cuori. Perdonaci, oh Signore, e dacci la grazia di perseguire il vero, il bene e ciò che più giova. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e aprici le braccia della tua misericordia. In quel tempo, mentre Gesù era a mensa con i suoi discepoli, si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono gli uni gli altri,
non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Vi, chi è colui a cui si riferisce?» Ed egli, reclinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose allora Gesù: «È colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare, fallo al più presto». Nessuno dei commensali capì perché egli gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Preso il boccone, egli uscì subito, ed era notte. Quando egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figliuoli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io, non potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù: «Dove io vado, per ora tu non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte». Parola del Signore. Vangelo si proietta la figura di Gesù e per un momento sostiamo ai piedi di Gesù nel momento supremo del suo amore. La sua morte coincide con la gloria di Dio e con la nostra salvezza. Qui viene sacrificato, Dio viene glorificato e noi siamo salvati. Il prezzo della nostra salvezza e il prezzo della gloria di Dio è pagato interamente da noi. Chiediamo al Signore di stare alla sua mensa questa sera, non come il traditore, ma come Giovanni, che declina il capo sulla sua testa, la sua testa, sul suo petto, e succhia da Gesù l'amore immenso che egli ci ha portato, sacrificandosi per noi. Dopo questo momento riprendiamo così il nostro discorso sul dono che egli ci ha fatto nel suo spirito, perché noi possiamo vivere la sua vita e glorificare il Padre.
spirito infatti che lui ci ha dato diventi in noi sapienza, consiglio, timore di Dio. Riallacciandoci a quanto dicevamo ieri sera sul dono della sapienza, voglio recitare un testo tratto dal Siracide, testo che ci ricorda il dono della sapienza, che ha come principio e fine il timore di Dio. Proprio nel primo capitolo di questo libro sapienziale viene celebrato il timore del Signore, che nel Vecchio Testamento occupa molto spazio. Viene citato circa 200 volte il timore di Dio, temere il Signore. E dove ci sono i timorati di Dio, una classe particolare che coltivano il timore del Signore. E quel testo principio della sapienza e il timore del Signore e ancora pienezza della sapienza e il temere il Signore e si inebria di tutti i propri tesori. Corona della sapienza e il timore del Signore fa fiorire la pace e la salute. Radice della sapienza e temere il Signore, i suoi rami sono lunga vita. Ecco, il timore del Signore viene celebrato come principio e radice della sapienza e anche come corona e pienezza della sapienza. Per cui il timore del Signore nasce dal dono della sapienza, a principio dal dono della sapienza, e termina, si corona e corona e pienezza della sapienza. Ecco come viene celebrato il timore di Dio. Principio e radice, corona e pienezza della sapienza. E il timore di Dio è attribuito il vivere a lungo, è attribuita la buona salute, la gioia, la pace, la gloria. Dunque tutti questi beni ci vengono dal timore di Dio, fonte di vanto e di gloria, come qui detto, fonte di salute e di longevità, fonte di gioia inesauribile. E allora questo timore di Dio, che è principio e radice della sapienza, corona e pienezza della sapienza, che produce tutti questi beni, interiori ed esteriori, deve essere il dono più bello che Dio può darci. È un dono pratico, ma è il dono che ci fa veramente amici di Dio. Il santo timore di Dio. Per stringere un po', noi distinguiamo nelle scritture un timore luminoso, Dio temuto, perché oscuro, misterioso,
Ma di questo timore noi non parliamo. Non può essere questo il dono del Signore. Si parla nelle scritture del timore del servo, il timore servire. Se tu non osservi questa legge, avrai malattie, avrai disgrazie, per cui tu sei portato a osservare la legge per timore dei castighi di Dio. È un timore servire, il timore dei servi che non vogliono essere castigati, vogliono stare in casa, mangiare bene, tranquilli, e non vogliono il castigo di Dio. Non è questo il dono del timore di Dio. Le scritture conoscono un altro timore di Dio che è accennato nel Vecchio Testamento e viene esplicitato nel Nuovo Testamento. Nel Vecchio Testamento viene così celebrato come riverenza di Dio, rispetto per Dio, senso della presenza di Dio. Gli angeli riveriscono Dio, temono Dio, non lo temono per un castigo, perché sono confermati in grazia, non lo temono perché è qualcosa di misterioso, no, ma hanno riverenza, rispetto per Lui, si coprono la faccia, vanno gli angeli l'uno verso l'altro, gridando, santo, santo, santo il Signore. E nel Nuovo Testamento, nell'Apocalisse, gli angeli che si prostrano davanti a Dio, i 24 miliardi, i quattro esseri viventi, tutti che mettono le loro vesti davanti a Dio, le loro corone davanti al Signore, e cantano, cantano, sono riverenti verso la messa di Dio. Dunque questo timore nasce dalla presenza di Dio, ma si fa ancora più vivo quando penetra nell'intimo del cuore, e allora diventa il timore filiale, il timore di Gesù. Non è il timore del servo, ma è quel rispetto profondo dettato dall'amore. È il frutto dell'amore, il frutto della sapienza del cuore, il frutto dell'unzione. Lo Spirito ci unge di sapienza e noi conosciamo chi è il Signore, è il frutto della conoscenza infusa. Conosciamo chi è il Signore e noi ci prostriamo davanti a Lui. E siccome il nostro Signore è amore, ecco che infiammati di amore ci prostriamo davanti a Lui e temiamo di offenderlo, temiamo di non fare la sua volontà, temiamo di dispiacergli. Camminiamo così davanti a Lui nel suo santo timore, che è appunto un timore filiale. È un amore delicato che noi sentiamo verso di Lui, ed è il contrassegno del Figlio di Dio, è il contrassegno di Cristo, che riverente si prostra davanti al Padre, che con grande amore chiama suo Padre, che esulta di gioia davanti al Padre, che quando parla del Padre profuma tutto, profumo di amore. Questo è il timore di Dio vissuto da Cristo, ed è questo il timore di Dio vissuto da noi come dono dello Spirito. Io non mi dilungo, ma voglio
puntualizzare quattro effetti che produce il timore di Dio dentro di noi. Non siamo tutti ad avere il timore di Dio. Ci sono quelli che non ce l'hanno affatto e peccano senza il timore di Dio. Non parliamo di questi. È un dono divino, un dono dello Spirito, che lo Spirito concede come frutto dell'amore, come corona della sapienza, come radice della sapienza, come pienezza della sapienza, il primo dei doni. Nell'elenco è l'ultimo dei doni, ma che recapitola tutti gli altri doni come pratica di vita. Tutti i doni poi si riducono a santo timore di Dio, come vissuto da colui che è posseduto dallo Spirito Santo. Come noi riconosciamo che abbiamo il santo timore di Dio? Ecco, ho fissato quattro punti diagnostici. Vuoi tu sapere se hai il santo timore di Dio, il dono eccellente dello Spirito, principio, radice di sapienza, corona e pienezza della sapienza, fonte di gioia, di pace? Vuoi saperlo? Ecco allora gli effetti. Primo effetto, è un vivissimo sentimento della grandezza e maestà di Dio, profondamente vissuto, che produce in te riverenza, prostrazione, sei in continua adorazione di Dio. Diceva Gesù, il Padre cerca questi adoratori, coloro che adorano in spirito e verità. Maria è l'esempio più bello di questo primo effetto che produce il santo timore di Dio in una persona. Cose meravigliose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. La Madonna celebra la grandezza di Dio, la maestà di Dio, e si sente umile, nulla, un nulla bello davanti a Dio, scomparisce davanti alla grandezza di Dio ed è prostrata davanti al suo Signore, come Gesù, che si prostra davanti alla maestà del Padre. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai rivelato queste cose ai piccoli. Ecco il senso della grandezza sconfinata di Dio, della maestà di Dio, che ci fa allargare gli occhi, ci fa allargare il cuore, ci fa piegare le ginocchia in continua adorazione di Dio. Ecco il senso vivissimo della grandezza, maestà del Signore. Non è una maestà, una grandezza che schiacciano, ma è una grandezza, una maestà che aprono gli occhi, aprono il cuore. Questo è il primo effetto del santo timore di Dio. Secondo effetto è l'orrore vivissimo del peccato. È un dono di Dio, che il santo timore di Dio non solo non pecca, ma sente orrore del peccato, si sente a disagio di fronte al peccato, trema davanti al peccato, perché è negazione di Dio, è offese di Dio, è distruzione di Dio. Senti il senso dell'opposto, il senso del peccato, come della cosa più nefante che esiste, come della realtà tenebrosa che opprime l'universo. C'erano santi, Santa Gemma Galgani, per esempio,
Quando sentiva la parola peccato, tremava tutto, tremava. Come diverso l'uomo di oggi, che non ha più il senso del peccato, come siamo un poco superficiali noi, quando di fronte al peccato non sappiamo reagire. Lo pecchiamo tante volte noi, ma anche di fronte ai peccati degli altri, tira avanti, siamo deboli, peccatori, non reagiamo. Non abbiamo il senso vivissimo del peccato, non abbiamo l'orrore, il tremore per il peccato, che come negazione di Dio, distruzione di Dio, distruzione della bontà, è come una tenebra che copre la luce. Ecco chi ha il timore di Dio, reagisce di fronte alla negazione di Dio, di fronte alla tenebra, di fronte al peccato. È il segno che tu hai il santo timore di Dio. Non soltanto tu non pecchi, eviti il peccato, ma tremi davanti al peccato. Terzo effetto, una vigilanza estrema nell'evitare ogni piccolo peccato volontario. Ossia, che al santo timore di Dio si studierà di non offendere la persona amata. Dio è il mio amore, Dio è il mio tutto. Io eviterò tutto ciò che gli possa dispiacere. Diceva Gesù, quello che piace a Lui io faccio sempre. Non è soltanto l'osservanza della legge di Dio, non è evitare il peccato, no, ma è questa vigilanza che ci mette in guardia dall'offendere Dio, dal dispiacere Dio. Certamente appena tu, perché l'hai, perché sei fragile, sei creatura, sei portatrice di handicap morali, tu peccherai, però senti subito il bisogno di rivolgersi a Lui, al Signore, e domandargli perdono, perché non volevo offenderlo. E ti prometto in quel momento di evitare più di cadere in quel peccato, di offenderlo. Ossia c'è la delicatezza verso Dio di evitare tutto ciò che possa dispiacere a Dio. Questo è il santo timore di Dio. Quarto effetto, e il distacco da tutte le creature. Anche questo è il dono, cioè l'effetto di un altro dono, del dono della scienza. Non so se avremo tempo di parlarne. Il dono della scienza ci mette in una luce nuova, per cui noi, conoscendo le creature e il creatore delle creature, ci distacchiamo dalle creature, ossia le creature non sono trappole per noi, ma riflesse della luce di Dio, per cui producono questi due doni il distacco dalle creature, il timore a livello di volontà, il dono della scienza a livello di intelligenza, a livello di luce, ma producono lo stesso effetto, ossia il distacco dalle creature. Per cui noi preferiamo il creatore e vediamo la vanità delle cose. Ecco un dono che tante volte abbiamo anche noi sperimentato, cioè l'effetto del timore di Dio, la vacuità delle cose. Le cose non hanno più valore col dono della scienza per via di luce, per il dono santo il timore di Dio perché siamo attaccati a Dio e le cose più non ci seducono come un bene. Santa Teresa d'Avila, quando si trovò nel palazzo della nobildonna Luisa di Cerda, e che le fece vedere tutti i gioielli, pietre preziosissime, fece vedere perle,
la santa sentì. Perché non sono bene, non vale la pena attaccarsi. Per cui il santo timore di Dio porta al distacco. Al distacco. Questa sera vogliamo trattare di due doni pratici, cioè che interessano la vita pratica, e cioè del dono del consiglio e del dono del santo timore di Dio. Tratteremo prima del dono del consiglio e poi durante la messa del dono del timore di Dio al posto dell'omelia. Che cos'è questo dono del consiglio? È innanzitutto un dono, e siccome si tratta di un dono soprannaturale infuso dallo Spirito Santo dentro di noi, suppone che la persona sia in grazia di Dio. Per cui è un dono di Dio infuso nell'uomo che è in grazia, per cui l'uomo sa scegliere, vedere e disporre le sue azioni particolari in vista del fine soprannaturale da raggiungere. È bene che noi esplicitiamo i termini di questa definizione. Il dono del consiglio si innesta innanzitutto nella virtù, della prudenza per il suo oggetto e a relazione con la virtù teologale della speranza, per il fine soprannaturale che è come specifico del dono del consiglio. E allora noi diciamo innanzitutto che si innesta nella virtù della prudenza, che è una virtù cardinale che possiamo trovare nell'uomo naturale, ma che nel cristiano è anche una virtù infusa nel battesimo. Già Aristotele chiamava la prudenza, da cui discende poi il dono operativo del consiglio, retta ratium agibilium, cioè la retta ragione delle cose agibili, cioè quella ordinazione della ragione ben fatta per agire. Questa virtù della speranza per noi è una virtù base, perché appartiene al cardine della vita soprannaturale, ma questo è per quanto riguarda il fine. Più importante invece guardare la prudenza, perché l'oggetto del consiglio è lo stesso oggetto della virtù della prudenza, sia che essa sia considerata nel campo naturale, sia che sia considerato nel campo, cioè soprannaturale, come virtù infusa. Che cosa infatti la prudenza? È quella perspicacia che l'uomo ha nel dirigere
la sua vita, per cui comporta una facoltà di vedere, una facoltà di giudicare, una facoltà di scegliere. È prudente quell'uomo che sa vedere il falso e distinguerlo dal bene, che sa giudicare il bene e il male, che sa scegliere tra diversi mezzi quello più adatto per conseguire lo scopo che si prefigge. Nel nostro caso, il fine che noi ci prefiggiamo è la nostra vita di figli di Dio e il conseguimento dell'eternità, della nostra salvezza. E allora la prudenza ci porta a vedere ciò che più conviene per noi, ci porta a giudicare il bene dal male e ordinare le nostre azioni in vista del bene da conseguire, per cui noi siamo portati ad evitare tutti gli ostacoli, a mettere da parte e a potenziare tutti i mezzi positivi per conseguire il fine che ci siamo prefisso. Per vedere i connotati, possiamo dire, della virtù della prudenza, questo a scopo di inquadrare la virtù della prudenza in cui innestiamo il dono del consiglio, io vi do il quadro che ne fa San Tommaso nella sua così Summa Teologica, perché tante volte quando noi parliamo delle virtù ne parliamo così approssimativamente, ebbene noi diciamo che nella virtù della prudenza noi scegliamo la parte migliore, la parte sicura per conseguire il bene, parti integranti della prudenza sono queste: la memoria del passato, la intelligenza del presente, la previgenza del futuro. Ossia, l'uomo prudente ha memoria del passato, memoria del passato, perché sfrutta il passato come esperienza, ha intelligenza visuale del presente, sa intuire il presente, e anche una certa previgenza del corso degli eventi per disporre tutti i mezzi in vista dell'evento futuro. Per cui l'uomo prudente ha memoria del passato, intelligenza del presente, previgenza del futuro. Ancora, San Tommaso, accanto alla prudenza, come virtù integranti, mette la percezione, mette la così la cautela, la circospezione, la sagacità, la ducidità mentale, in modo che non ci fissiamo su una cosa soltanto. Sono tutte virtù queste che integrano la virtù della prudenza. Alla virtù della prudenza appartengono tre altre virtù che scendono dalla prudenza e di cui tante volte noi neanche abbiamo sentito il nome: la sinesi, l'agnome, l'eubulia. Sono tutte virtù di cui neanche conosciamo il nome. La sinesi è il buon gusto delle cose, il buon gusto, il buon senso, il buon senso. Questo buon senso che tante volte ci manca. Ora l'uomo assennato, l'uomo prudente, ha il buon senso, sinesi. L'agnome,
l'agnome e quella lucidità che ha la nostra mente nel penetrare le cose, per cui noi giudichiamo di ogni cosa e chiamiamo in altri termini la perspicacia, gnome, la perspicacia, l'uomo perspicace che sa vedere dentro le cose, sa vedere dentro le situazioni. E poi la eubolia significa proprio il consiglio. E siamo arrivati così a questo punto, cioè il dono del consiglio si innesta in questa parte della prudenza che noi chiamiamo eubolia, cioè la facoltà di consigliare se stesso, e allora aspetto personale, e consigliare gli altri, aspetto sociale. Ho voluto dare questi connotati per ben inquadrare il dono del consiglio, di cui subito noi tratteremo. Il dono del consiglio è appunto un dono di Dio, dato all'uomo in grazia, che produce dentro il cristiano un habitus, cioè l'abitudine. Non è pertanto come il carisma un dono transeunte, ma è un dono permanente, un habitus, dato da Dio, infuso da Dio, dallo Spirito Santo, nel cristiano, per poter vedere il vero dal falso, per poter distinguere il bene dal male e per poter scegliere ciò che più giova per il conseguimento del fine soprannaturale e di scartare ciò che è di ostacolo al conseguimento del fine soprannaturale. Questo è il dono del consiglio, è un dono grande che noi possiamo anche trattare sotto l'aspetto del discernimento. Il discernimento che appunto è il dono del consiglio per l'uomo spirituale. Discernimento che noi possiamo così chiamare o dono di Dio, o carisma, o arte. Sono tre aspetti diversi del dono del consiglio o dono di discernimento, che poi in pratica si riducono alla stessa cosa, hanno questo medesimo oggetto. Preciso ancora l'oggetto, che è questo: saper distinguere il vero dal falso, saper distinguere il bene dal male, cioè giudicare quello che è bene e quello che è male. Dunque, vedere il vero e distinguerlo dal falso, vedere ciò che è buono e distinguere da ciò che è cattivo, saper scegliere hic et nunc in questo momento, messa davanti tutte le circostanze, quello che più giova a me oppure agli altri per il conseguimento del fine previsto. Trattiamo innanzitutto del dono del consiglio, che è un grande dono di Dio, perché il dono del consiglio regola tutti gli altri doni, come la virtù in cui si innesta la prudenza regola tutte le altre virtù. Cioè la prudenza viene chiamata la regina delle virtù, sia di quelle teologali sia di quelle cardinali, nel senso che è sì una virtù cardinale, anche quando è infusa da Dio, regola l'esercizio di tutte le altre virtù, ma anche regola l'esercizio della fede, della speranza e della carità, sebbene la fede, la speranza e la carità
hanno come oggetto Dio e sono superiori alla stessa prudenza. Però è la prudenza che è come l'occhio che sa vedere e come la bilancia che sa misurare e induce l'uomo a ben comportarsi nell'esercizio di tutte le virtù, della fede, della speranza, della carità e poi di tutte le altre virtù morali, in modo da camminare bene verso il fine prestabilito, che è il fine eterno, e verso gli altri fini intermedi che sono così necessari per conseguire il fine eterno. È un dono che dobbiamo chiedere a Dio. E allora incominciamo con il discernimento dono, poi parleremo del discernimento carisma, poi parleremo del discernimento arte. In cui si esercita la virtù del consiglio o il dono del consiglio, che è il dono eminente dello spirito. Cominciamo con il discernimento dono, che coincide con il dono del consiglio e che è diverso dal discernimento carisma o dal discernimento arte, esercizio, cioè esercizio. Cominciamo col discernimento dono, dono di Dio, che ha questo triplice oggetto, cioè saper vedere e distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, saper cioè giudicare secondo Cristo, vedere con gli occhi di Cristo, nella luce di Dio, ciò che è vero e ciò che è falso. Secondo punto, saper distinguere in pratica ciò che è bene fare, ciò che è male fare. In ultima analisi poi, scegliere ciò che è bene per fare la volontà di Dio, ossia per fare ciò che è bene, gradito a Dio. Ricordate la bellissima frase di Paolo ai Romani: Signore, per il nome della mentalità, che non sia la mentalità di questo mondo, per sapere quello che è gradito e se è conforme alla volontà di Dio. Nella lettera ai Filippesi, primo capitolo, Paolo piega le ginocchia davanti a Dio Padre perché vi faccia crescere in ogni genere di conoscenza e di discernimento per sapere quello che ciò è, quello che è gradito a Dio, perché questo è molto importante per la nostra vita. E l'autore della lettera agli Ebrei, parlando dell'uomo maturo, dice che ha le facoltà adusate a, così, a conoscere diacrisis, cioè a distinguere ciò che, assaggiare ciò che è buono o meno buono. Il saggiatore è colui il quale assaggia un cibo e sa distinguere quali elementi ci sono, se è adulterato, se è buono, se è giovane o non giovane. Ora l'uomo maturo ha le facoltà abusate per questo dono dello spirito a conoscere, a distinguere, ad annusare, a assaggiare già a prima vista ciò che è buono e ciò che è cattivo. Ha le facoltà abusate, per cui in una situazione sa vedere questo non viene da Dio,
questo viene da Dio, questo non è bene, questo invece è male, questa è una cosa buona, e subito per istinto, ricordatevi questa parola, per istinto è portato verso la verità e verso ciò che è buono, ed è portato a farlo, per cui coincide con questo istinto divino immesso in noi dallo Spirito Santo, nell'anima del giusto, nell'anima che si lascia guidare dallo Spirito, per cui si orienta istintivamente verso ciò che è vero e viene da Dio, verso ciò che è buono e gradito a Dio, e viene portato connaturalmente verso il bene, verso il vero, verso ciò che più giova al suo fine soprannaturale, alla tua vita di figlio di Dio. Per cui con questo dono noi siamo in grado, per istinto divino, di conoscere, di orientarci verso ciò che è vero. Subito cogliamo questo da Dio, questo non è da Dio. Siamo orientati quasi per istinto a fare il bene ed evitare il male. E siamo portati quasi per istinto a scegliere quello che in questo momento crediamo, date le circostanze, necessario che io lo faccia, perché secondo la volontà di Dio e secondo il bene che io devo procurare a me stesso o eventualmente alla comunità che io presiedo. Questo è il dono del discernimento. Il discernimento si applica alla vita personale e alla vita sociale, per cui quando noi parliamo di vita personale, noi parliamo del dono del consiglio o dell'autodiscernimento. Quando parliamo dell'altro soggetto sociale, parliamo del dono del consiglio, ma applicato agli altri, per cui siamo in grado di consigliare gli altri, e parliamo del discernimento comunitario, ossia del discernimento, possiamo dire, sociale, destinato alla comunità di cui io sono responsabile. Questo è il dono dello Spirito, che è un abito infuso, permanente dentro di noi, capace, questo abito, di recepire gli ictus dello Spirito, che sono le grazie attuali, perché l'abito di per stesso non è operativo, ricordatevi, non è operativo, è una inclinazione interiore, una modalità interiore, un istinto interiore, però per essere attualizzato questo istinto ha bisogno di un intervento dello Spirito che si chiama grazia attuale, che noi chiamiamo o una illuminazione dello Spirito, per cui noi cogliamo l'illuminazione, o una mozione dello Spirito, per cui la volontà coglie la mozione, o una ispirazione interiore, per cui l'essere nostro, il nostro cuore, coglie quella ispirazione, perché lo Spirito parla a noi o attraverso illuminazioni, o attraverso ispirazioni, o attraverso mozioni. Questo è il linguaggio dello Spirito, sono gli ictus dello Spirito che si innestano nel dono, nella capacità recettiva, e danno modo al soggetto di agire in conseguenza. È bene che noi abbiamo chiare queste idee.
prima di andare oltre, parliamo adesso del discernimento come carisma, come dono è permanente ed è questa apertura allo Spirito, per cui noi riceviamo dallo Spirito questa grazia, è un abito di saper vedere, di saper distinguere, di saper gustare e di saper scegliere. Il carisma invece è una illuminazione momentanea, carisma è transeunte, ed è un intervento particolare dello Spirito in un'anima che già è il dono del consiglio, che è ben disposta allo Spirito per la sua umiltà profonda, perché questo dono carismatico avviene nella persona umilissima e distaccata. Non è operativo questo carisma in chi non è umile e non è distaccato da se stesso. In che cosa consiste? Consiste in una luce vivissima dello Spirito recepita in quel momento dalla persona, per cui noi distinguiamo ciò che è vero e ciò che è falso e subito siamo portati ad agire, perché vediamo qual è il bene e qual è il male. Per esempio, questo discernimento lo troviamo in Gesù. Gesù, a colpo d'occhio, quando vede Natanaele, dice: ecco il vero israelita in cui non c'è menzogna. È chiaro che qui Gesù esercita il dono che ha, perché lui ha lo Spirito, ha la pienezza dello Spirito, ma in questo momento esercita il dono, il carisma del discernimento. Non aveva visto mai Natanaele, ma Gesù come uomo, non come Dio, come uomo, unto dallo Spirito, che ha la pienezza dei doni, subito si accorge che quell'uomo che ha davanti Natanaele è un vero israelita in cui non c'è il falso. Ecco, questo è il più bel elogio. Ricordate l'episodio di Pietro. Pietro che alla domanda che fece Gesù che egli era secondo l'opinione degli uomini, che dice la gente che io sia, Pietro e gli apostoli danno diverse risposte. Alcuni dicono che sei Geremia, altri Giovanni Battista redivivo, altri un grande profeta. Ma voi chi dite che io sia? Tutti muti come un pesce. Si alza Pietro e dice: tu sei il figlio del Dio vivente. Gesù allibisce e dice: non è farina del tuo sacco, non è farina del tuo sacco, soltanto il Padre mio ti poteva rivelare questa verità. Beato te, Simone, figlio di Giona, beato te, perché hai detto questa verità e io ti darò il regno dei cieli, le chiavi del regno dei cieli. Per cui Pietro azzecca. Ma secca perché riceve in quel momento il dono della luce, riconosce che il Rabbì Gesù è il figlio del Dio vivo. Ricordatevi l'altro discernimento di Paolo, quando, capitolo 16 degli Atti,
quando quella donna che aveva lo spirito del pitone, mentre i due apostoli predicavano, dicevano alla gente: correte, correte, perché questi sono uomini di Dio, venite, venite, ascoltateli, perché vi insegnano cose buone. E Paolo si accorge che questa donna parla sotto l'azione dello spirito cattivo. Chiunque di noi avrebbe detto: questa è una che parla sotto l'azione dello spirito buono, perché invita la gente ad ascoltare la predicazione, l'evangelizzazione di Paolo, invita alla fede. Invece no, era lo spirito cattivo che agiva in quella donna. E Paolo se ne accorge e dice subito: va via, spirito cattivo. E lo spirito indovino se ne va da quella donna, e quella donna perde la facoltà di indovinare. Attente a quelli che indovinano. Alla volte io rabbrividisco quando mi presentano uno che ha doni carismatici. Indovina tutto, sa tutto. Attento, qual è la fonte? Qual è la fonte? Perché la fonte può essere, sì, Dio, ma generalmente la fonte è un'altra. Generalmente, qualche volta può essere Dio, ma se uno ha l'abitudine di indovinare, quel dono di indovinare, di sapere, non viene da Dio. Generalmente viene o da un dono paranormale, oppure viene dal maligno. Può venire anche da Dio, e con il discernimento, e stare sempre attenti a quelli che dicono: quello indovina tutto, quello sa tutto, basta guardare, basta toccare, che quello capisce tutto. Questi doni difficilmente vengono da Dio, possono venire da Dio, non si nega, ma bisogna avere gli occhi aperti, perché non tutti quelli che indovinano, tutti quelli che hanno queste percezioni le hanno da parte di Dio. Sì, esiste il dono profetico, il dono di rivelazione, il dono della cardiognosi, penetrazione dei cuori, esistono questi doni. Però siccome esistono anche delle manifestazioni uguali in apparenza che non vengono da Dio, è necessario il dono del discernimento. Bene, e allora questo è un carisma. Carisma è una grazia particolare che Dio dà, un carisma che gli dà in dati momenti a qualcuno che conosce in una situazione difficile il vero dal falso, il bene dal male, e sa dire la parola giusta, sa dare l'indirizzo giusto. È un carisma rarissimo come carisma, come dono invece è più comune, il dono del discernimento, il dono del consiglio. Il dono del consiglio, quando è nelle persone che ben coltivano lo spirito, facilita l'arte del discernimento. Cos'è il discernimento? Il discernimento che si esercita insieme. Abbiamo, stando così ai nostri gruppi, il dono del consiglio esercitato a favore degli altri, a favore della comunità. Per cui una comunità di tanto in tanto deve fermarsi e discernere. C'è un discernimento, possiamo dire, pastorale, c'è un discernimento profetico, c'è un discernimento comunitario. Il più importante è quello comunitario,
che sta alla base. C'è una comunità che vive nello Spirito, ha questo dono del consiglio, il dono di discernere ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è buono e ciò che è cattivo, e sa scegliere bene. Per cui è bene che la comunità si metta in preghiera, perché è un'arte quella di discernere, non è una cosa facile saper discernere. E allora incominciamo a dire qualche parola su questo discernimento che possiamo dire comunitario e che può essere a livello pastorale, quando sono pochi a discernere, a livello collettivo, quando tutta la comunità che discerne, oppure profetico, quando è una comunità di profeti che si mette in preghiera e con la luce di Dio, attraverso la parola di Dio, tira le conclusioni e dà un indirizzo pratico a coloro che chiedono consiglio. Andiamo alla prima regola, che è questa, è il vuoto. Il vuoto che bisogna creare dentro di noi, il distacco dalle proprie opinioni, per cui non si è in grado di discernere quando si è prevenuti mentalmente, quando io ho un pregiudizio. Coloro che hanno dei pregiudizi sugli altri non possono discernere, non sono in grado di discernere. Uno che ha un pregiudizio, io, quello è buono, quello è cattivo, quello è così, quello è così, non sono in grado di discernere. Ci vuole il vuoto mentale, nel senso che dobbiamo essere prevenuti mentalmente, perché così non diamo luogo alla illuminazione dello Spirito. Abbiamo le nostre illuminazioni e pretendiamo tante volte che lo Spirito confermi quello che noi pensiamo. Questo succede tante volte. Lo Spirito è al nostro servizio perché confermi quello che noi pensiamo della data persona. Per cui quando si è prevenuti verso una persona, o singolarmente io, o tutti quelli che vogliono discernere, sono prevenuti nel giudizio, non sono capaci di discernimento. Quando si è prevenuti nel cuore, uno ce l'ha con una persona, ce l'ha un poco di passio, rancore, non si va bene con quella persona, e allora non è in grado di discernere, perché è prevenuto nel cuore, come è prevenuto nella mente, è prevenuto nel cuore. E allora bisogna creare il vuoto della mente, da ogni pregiudizio, il vuoto dal cuore, del cuore, vuotandolo da ogni asso, da ogni rancore, da ogni malessere che noi sentiamo verso una data persona. Soltanto in questo caso si è capaci di poter discernere. Per di più c'è una grande regola: chi non è capace di discernimento personale non è capace di discernimento comunitario. Cioè chi non è capace dell'autodiscernimento non è capace di usare il discernimento a favore degli altri. Se non è capace di discernere quello che gli appartiene perché gli vive la vita di figli di Dio, tanto meno è capace di discernere la volontà di Dio quando si tratta degli altri. Ecco perché è necessario che sia il vuoto della mente, il vuoto del cuore e la capacità personale dell'autodiscernimento, capace cioè di discernere. E qui ci vogliono le cosiddette facoltà abusate, o così la maturità interiore, perché il discernimento
voi le consiglio, non le consiglio, quando è ben coltivato, fa l'uomo maturo. Chiediamo al Signore di poter discendere prima su di noi e poi sugli altri. Parlando ancora degli altri, poi ritorniamo su di noi. Parlando degli altri, è bene che noi, quando ci mettiamo a discernere, è bene che noi osserviamo tutte le fasi del discernimento. Cioè prima ci si mette in preghiera, tutti in preghiera, svuotandoci di noi, nella mente e nel cuore, per creare il vuoto della mente, il vuoto del cuore e la disposizione interiore ad accettare quello che Dio ci dice, quello che Dio vuole. Perché se non c'è questa disposizione interiore ad accettare quello che Dio dice, quello che Dio vuole, non si può fare discernimento. Ecco allora che la prima fase è preghiera, preghiera di purificazione interiore, di distacco interiore dalle proprie opinioni, dai propri sentimenti e distacco da noi stessi ed entrare in comunione pronti ad accettare qualunque luce che ci venga da qualunque persona, perché Dio si può servire di qualsiasi persona per trasmetterci la sua luce in un dato fatto, in un dato giudizio che noi dobbiamo dare, in una data impresa che dobbiamo intraprendere, per cui dobbiamo essere disposti ad accettare la luce di Dio da qualunque parte venga. E allora, qual è il segreto? Il segreto consiste in una parola, il segreto della gioia. Chi ha l'arte del discernimento, chi ha il dono del consiglio, sa quello che io dico. Quando cioè noi arriviamo a percepire la gioia in una data situazione, è il segno della presenza dello Spirito. La gioia è frutto dello Spirito. Anche qui bisogna distinguere la gioia superficiale dalla gioia profonda che viene dallo Spirito, che si chiama consolazione. Quando noi prendiamo una risoluzione, subito, se quella risoluzione viene da Dio, si manifesta un senso di gioia, di soddisfazione, di consolazione interiore. Quando la risoluzione ci sembra giusta, ma non abbiamo il senso della gioia, della soddisfazione interiore, della consolazione dello Spirito Santo, ancora quella decisione non possiamo dire che corrisponde alla volontà dello Spirito. E allora bisogna soprassedere, cioè altrimenti non potremmo dare inizio ai santi esercizi spirituali, che sono momenti privilegiati di Dio, e diamo senz'altro inizio invocando lo Spirito Settiforme, tanto più che gli argomenti che trattiamo appartengono appunto a questo inno. Tu settiforme simulere, tu che sei settiforme nel dono, tu che sei dono settiforme, perché ti manifesti nella sapienza, nel timore, eccetera. E allora iniziamo senz'altro col bene creator spiritus. Bene creator spiritus, mente tuorum vestita,
sì, l'amore. L'amore delle cose, l'uso delle cose. C'è l'amore alle persone, c'è l'affetto alle persone, ma c'è il distacco, cioè non c'è la schiavitù, ma c'è la libertà. È un dono di libertà. Per cui lo Spirito Santo produce nel cuore la libertà interiore, il dono della povertà. Ora il Santo che vuole dire appunto produce le beatitudini. Quali beatitudini? La prima e la terza, in maniera particolare. Produce la beatitudine della povertà, che è il distacco dalle cose, e il dono della consolazione nelle afflizioni. Per cui anche quando siamo afflitti, noi siamo consolati perché abbiamo Dio. E produce anche il frutto, un po' i frutti, la gioia, la pace e soprattutto il dominio di noi stessi. Questi tre frutti dello Spirito. Ecco il Santo timore di Dio. Io non mi dilungo, basta avere così puntualizzato questi quattro elementi, questi quattro effetti che produce il timore autentico di Dio dentro di noi, e aver accennato ai frutti del Santo timore di Dio e allo stato di beatitudine che produce il Santo timore del Signore. E termino con quel bellissimo testo di Malachia. Allora i timorati di Dio si raccolsero, i timorati di Dio. Era una classe particolare dei timorati. Vivevano alcuni anche al tempo di Gesù. Forse qualcuno dei personaggi citati nel Nuovo Testamento era uno dei timorati di Dio. Forse Simeone era un timorato di Dio. Forse Anania era un timorato di Dio. Era perché coltivavano il santo timore di Dio nell'osservanza della legge del Signore per amore di Dio. E loro, i timorati di Dio, si raccolsero, parlarono tra di loro, e un libro di memorie fu scritto. E in questo libro di memorie viene sottolineata la differenza che passa tra coloro che temono Dio e coloro che non lo temono. Noi siamo coloro che temono Dio. Significa, siamo coloro che amano Dio con amore filiale. Allora l'amore si confonde col timore, il timore si confonde con l'amore. E il figlio che teme suo padre, cioè ama suo padre, è attaccato a lui, non vuole offenderlo mai, cammina davanti a lui in attesa di vederlo e di compiacersi con lui per tutta l'eternità. Amen. A fissare dentro di noi questi due grandi doni, il dono del consiglio, perché siamo illuminati sempre dallo Spirito in tutte le decisioni da prendere, e il dono del timore di Dio, perché possiamo camminare nella via di Dio come condotti dallo Spirito. Sì, o Spirito Santo, vieni. Vieni, consiglio, vieni timore. Produci consiglio dentro di me, o Spirito di Dio. Produci il dono del consiglio. Produci dentro di me il dono del santo timore di Dio. O Spirito Santo, vieni, fissa dentro il mio cuore questi due grandi doni, perché io possa comprendere, perché io possa camminare, comprendere la volontà di Dio e camminare nella volontà di Dio. Liberaci dal peccato, dei vizi, delle passioni cattive, liberaci da tutti i vincoli, i lacci, liberaci da tutte le astuzie, le circonvenzioni, le manovre del maligno. Liberaci
da tutti gli improperi che gettano addosso a noi le persone e ci possono contristare o avviluppare. Liberaci, o Signore, da tutto ciò che ci impedisce il cammino verso di Te o rende difficile il nostro cammino di amore verso i nostri fratelli. Liberaci, o Signore, da tutti questi mali e fa che, liberi da ogni turbamento, attendiamo che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Maria, presa una libra di olio profumato, cosparsi i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. Ecco, anche noi questa sera mettiamoci ai piedi di Gesù, apriamo il nostro cuore, versiamo il nostro amore e la casa si è riempita del profumo dell'amore. Amiamoci tra di noi, questo deve essere il frutto del sacrificio di Gesù. Gesù si immolò perché noi ci amassimo. Ha istituito l'Eucaristia, ci fa mangiare l'unico pane, ci fa bere l'unico calice, ci nutre del suo corpo e del suo sangue, perché ci amiamo e siamo una cosa sola. Non rendiamo vuoto il sacrificio di Cristo dividendoci tra di noi. Preghiamo. Visita, Signore, il tuo popolo. O Padre misericordioso, e fa che questo pane eucaristico che ci fa due commensali ci ottenga la perfetta comunione con Te in questa vita e nell'altra, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.